Buonasera cari amici di MasterChef, ben ritrovati anche in questo giorno di festa. Buon 8 dicembre a tutti quanti voi. Oggi MasterChef Green, noi siamo rigorosamente in diretta e questa sera, ormai lo sapete tutti quanti, siamo in compagnia del nostro amico Christoph da Monte Rosso in provincia di Vibo. Buonasera. Buonasera a tutti, eccomi ancora qui. Buonasera, benvenuto, ben ritrovato in questo giorno di festa. Tu comunque sei qui con noi. Sì, come mai? Perché ormai sei un'abitué, martedì vegetariano, io sono un vegetariano e mi piace esibirmi in questi piatti vegetariani. Sei anche molto bravo, il nostro pubblico di settimana in settimana sta imparando a conoscerti e ad apprezzarti. Il primo piatto che andremo a fare questa sera, allora questa sera l'argomento sarà... Allora, visto che l'altra volta abbiamo parlato della Divina Commedia, stasera ci siamo trasferiti un po' nell'Odissea, quindi facciamo tutti i piatti dell'Odissea. È bello avere un tema, che poi stasera io lancerò un appello ai telespettatori per la prossima volta che verrò di farmi loro un argomento. Un argomento, chissà, così magari ci chiamerà anche qualcuno che sì, si intende molto dell'Odissea. Poi la maggioranza vince, quindi magari faremo... Abbiamo già una telefonata intanto, pronto? Buonasera a tutti. Buonasera Antonella. Cara Antonella, buonasera, benvenuta. Antonella da Cosenza? Da Cosenza. Cara Antonella, come state? Benissimo, stasera sei stata la prima, eh? Sì, stasera ho cercato di essere ieri la sera prima. Non ti abbiamo sentita, vero Antonella? Come va? Stiamo malissimi per questo, siamo stati in astinenza, perché venerdì la replica, sabato e domenica niente. Poi ieri abbiamo fatto la vigilia, quindi... Ah, ecco, quindi non... Vabbè, si rifà stasera, Antonella. Va bene, stasera. Però abbiamo registrato la puntata l'abbiamo vista stamattina. Benissimo, benissimo. Almeno dai, almeno quello, Simona. Senti, cara Antonella, questa sera il nostro Christoph si è diretto verso l'Odissea. Infatti pensa che il primo piatto si chiama... Si chiamano... Indovina come? Io non lo so. Come si chiamano? Antonella già sta ridendo. Cosa sono le? Si chiamano le penne di Polifemo. Madonna, di Polifemo. Ma perché di Polifemo? E perché sai, Polifemo in quel periodo che c'era l'Odissea, sì, non poteva mangiare... Doveva mangiare ciò che trovava lì, allora c'erano le olive nere. Hai capito, Antonella? C'erano tutte queste piante mediterranee, eccetera, eccetera. Intanto questa sera ha portato anche il nostro Christoph delle bacche. Sì. Che cosa sono? Sì. Sono delle bacche particolari, le abbiamo messe anche un po' nell'albero. Li conosci, Antonella? Sì. E poi se il nostro amico Cameron inquadra, abbiamo portato anche le ninfe. Le ninfe. Le ninfe che tra un po' voleranno, non sa cosa succede. Ecco, l'hai viste? Ecco, sì, le sto vedendo. Hai visto che sono belle voleranno. Le ninfe? Va tra bene. Un po' vola tutto qua, Intanto, Antonella. Cara regia, possiamo mettere gli ingredienti per le penne di Polifemo? Vuoi leggerle tu, Antonella? Se riesco a vedere. Allora, sì. Le penne di Polifemo. 500 grammi di mezze penne rigate. Sì. 200 grammi di salsa di pomodoro, 200 grammi di pomodorini, un peperoncino piccante, aglio, cipolla, olio d'oliva, olive nere, 150 grammi di scamorza, prezzemolo, origano, sale. Brava. Hai visto quanto bei ingredienti ci sono? Bravissima, cara Antonella. Christoph, comincia. Allora, pure. Iniziamo subito a mettere a versare l'olio nella padella. Qui è acceso, sai? No, caro Christoph. Adesso accendiamo a e mettiamo quanto? Un po' da di 1 a 9? Mettiamo un bel 7. Un bel 7, Antonella. La media del 7. Sei d'accordo con noi? Sì,
Sì, ma Antonella è sempre d'accordo con noi, vero Antonella? Chiara Antonella, mi raccomando, oggi stamattina ho visto la registrazione, quindi complimenti per l'albero, molto sobrio. Ma faglielo inquadrare adesso che è più nuovo. Sì, perché abbiamo messo le bacche. E abbiamo messo delle cose, delle altre cose. Abbiamo messo le bacche, hai visto? Abbiamo messo l'alberello e poi abbiamo risistemato un po' io da sola, oserei dire, le decorazioni, perché ieri sera erano messe un po' così, oggi invece mi sono applicata, sono arrivata molto 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 prima e le ho aggiustate, capito? Complimenti anche a Vanessa e a Chiara per ieri sera, hanno improvvisato una puntata all'ultimo momento, sì, e le dobbiamo veramente ringraziare tanto. Io ti volevo dire, Simo, per stasera, usa tanta pazienza come l'ha usata Penelope a tessere la sua tela. Il giorno tesseva e la notte la disfava, vero? In effetti noi stasera facciamo la stessa cosa, capito Antonella? Facciamo la stessa cosa stasera. Dobbiamo andare lenti. Però Christophe, non so, tu hai un qualche cosa di Ulisse? Davvero, di la verità. Un non so che. Prova a indovinarlo. Che cosa hai di Ulisse? Vediamo. Non lo so. Forse non lo vediamo durante la puntata che cosa possiamo trovare. Forse è buono, lo so. Adesso vabbè, poi se riesci a trovarlo. L'argomento che possiamo trattare la prossima settimana, Antonella. Intanto che Antonella aspetta, ci pensa. Tu che cosa fai? Allora, facendo le mezze penne di polifemo. Ho messo un po' di aglio nella padella, adesso ho fatto un po' di cipolla. E la mettiamo nella nostra padella, Antonella, insieme all'olio. Antonella, che argomenti ti piacerebbe? Oggi sono stata un pochettino preoccupata. Perché? Hai provveduto per la batteria di pentole? Sì, abbiamo ordinato tutto. Ecco. Arriverà tutto, vabbè. Comunque, cara Antonella, chissà, magari Babbo Natale scenderà qua dal nostro camino, E porterà qualche cosa. E arriverà senz'altro. Bisogna qualcosa. Vedere se ha scritto la letterina. L'ho scritta, ma certo, Cristo, allora, tu hai scritto a Babbo Natale. Cristo? No, io non scrivo mai a Babbo Natale, è lui che scrive a me. Che ti scrive? Va bene. Mi ha detto che quest'anno non mi porta niente. Prolungo un pochettino, dato che oggi è l'Immacolata e con oggi si aprono le feste natalizie. Esatto. Vorrei mandare un augurio di inizio di buone feste a te, a tutti i cuochi, alla regia, ai telespettatori. Grazie mille, io ricambio veramente, sono felice anche in questo giorno di festa di essere qui con voi. Ringrazio Christophe per essere venuto con immenso piacere ad Antonella, perché è una donna speciale. Guarda Antonella, noi cercheremo di farvi compagnia anche il 24, il 25. Io sto cercando di darvi compagnia, ma questo è un programma, purtroppo se non viene la materia prima, gli chef, io ahimè non posso da sola cucinare, io è difficile, vero? È giusto. E poi Simo, un bacio e un augurio e un abbraccio affettuoso per tutte le persone che in questo momento soffrono per solitudine e che hanno qualsiasi tipo di sofferenza. Certo, e noi la vita va vissuta comunque anche tra alti e bassi. Benissimo, vale la pena, Antonella, e noi cerchiamo nel nostro piccolo di portare magari strappare un sorriso e portare un po' di compagnia. Cara Antonella, io ti ringrazio e ti saluto e ti rinnovo gli auguri. Un abbraccio, buona serata. Ciao, ciao Antonella, grazie. Ciao, cara Antonella, grazie. Pronto? Pronto, buonasera. Cristo, ciao. Ciao, Claudia. Ciao, come stai? Vorrei sapere dove vai a prendere tutte queste parole. Sapessi, Claudia. Parole strane. Davvero, ma tu le hai mai viste queste bacche? No, non l'ho mai visto, ma vedi come sono. E le ninfe nemmeno riesci a trovarle? No. Allora, intanto nella nostra padella, Claudia, abbiamo aggiunto anche il prezzemolo. Già l'ho scritto quello che hai messo in padella. Allora, già hai visto, abbiamo messo un po' di peperoncino e un po' di prezzemolo. Adesso come va a friggere un po'? Mettiamo i pomodorini che sto già facendo a pezzettini. E poi un po' di salsa di pomodoro. Cara Claudia, buon 8 dicembre anche a te, buone feste. Grazie,
Buon inizio festa. Ci sentiamo. Ah, Claudia. No, buon inizio festa. Claudia, volevo dirti. Ieri sera non ho potuto vedere la trasmissione. Ho visto che siete mancati in parecchi, tu, Antonella, Mario da Crotone. Ieri sera eravate molti assenti. Eravamo alle preparative del 3.